Lei come sta innanzitutto, Umberto? Io sto male. E perché sta qui a chiedere comunque l'elemosina? Perché? Proprio perché sta male? Perché c'ho bisogno. Lei gira tutti i mesi tanti soldi a questa figlia. Non è vero niente. No. Non è vero niente, sono bugiardi. Ha buttato via centinaia di migliaia di euro. Non fa niente. Come non fa niente? Operazione al cuore di Alina, meno 10.000. Operazione al cuore della figlia di Alina, meno 10.000. Cerchiamo di far capire a Umberto che l'hanno portato a bruciare un patrimonio da centinaia di migliaia di euro per fantomatiche operazioni, ma lui è chiaramente in una condizione di fragilità. Non ha capito. Umberto, la prego, ragioni su questa cosa, la prego. No. Cerchiamo di fargli capire che qualcuno si sta approfittando di un uomo anziano e disabile. Ma lei vuole fare l'elemosina per tutta la vita? Fino a che posso. Umberto, ma lei non le viene proprio il dubbio che la stiano truffando? No. Umberto è convinto che Alina si prenderà cura di lui, ma l'avrebbe vista solo una volta, molti anni fa. Hanno 5 anni. 5 anni? Alina, sono Monica di Rai 1. Posso parlare con lei? Queste operazioni che lei ha fatto per cui Umberto le ha mandate i soldi non esistevano. Erano soldi per casa, Dio. Per la casa. Adesso diventano per la casa, però lei aveva detto per le operazioni, aveva fatto anche vedere le cicatrici che non c'erano. Alina, questa storia deve finire. Sì, sì, tra 10 giorni sono lì. Alina, vai, ci sentiamo dopo. Va bene, papà. Ciao, ciao. Papà. Va bene, papà.